Sor Antonio, domani fai 100 anni. Che ti ricordi della vita tua? Quando sei partito per la guerra? Ecco, ho cominciato da leva a 1934. 7-8 mesi sono stato a Reggio Emilia, poi mi hanno mandato in Abissinia. 4 anni, fino al 69. E lì, il 3 ottobre, siamo arrivati il 1 giugno a Massawa, all'aeroporto. Siamo stati 5 mesi di postazione, il 3 ottobre avevo attaccato la guerra. È durata 7-8 mesi, sono arrivato fino alla Godata, solo che avevamo tremolato, non si trovava né acqua per i fossi. E allora dovevamo per lavarsi, era un casino. E lì abbiamo sofferto per tante cose per non potersi fare le pulizie addosso, basta. E poi siamo stati in altri quasi 2 anni a disarmare questa gente. Finita la nostra operazione, mi hanno mandato a casa, a Reggio Emilia. Mi hanno congedato. E sono da casa. Dopo 2 mesi mi hanno richiamato direttamente in Sicilia. L'altri 6 mesi l'ho fatto tutti, l'altri 6 anni, tutti in Sicilia. E c'era il fermo da casa nel 44. Fate fine della guerra che l'abbiamo persa. Ecco. Mo che sei arrivato a 100 anni, come ti senti? Ho avuto degli alti e bassi delle operazioni, però l'ho tutte superate senza ritornarci sopra. Ho lavorato per lavorare, non mi è mai mancato mai, perché l'ho cercato per campare la famiglia. Però sono arrivato benino, mi contento di quello che ho fatto. Che bisogna fare per arrivare a 100 anni? E che devo fare? Ci vuole soltanto la salute. Se non c'è il sangue buono, non c'è, poi vai a arrivare. E per mantenere la salute come hai fatto? E che ne so, lo sa il Padre Eterno quello che ha fatto. Ci sono arrivato, ma sempre tribolando, delle volte bene, delle volte male. Bene, auguri, Sor Antonio. Grazie, grazie. Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever.
stay young. It's a hard to